Ciao amici, bentornati nel mio canale, io sono Danai. Allora, oggi non siamo con la famiglia Watson, come probabilmente starete notando dal nome che appare sopra la testa della simmina. Siamo in un nuovo proprio salvataggio completamente. Siamo a Newcrest, nel lotto più grande. Questo è il mio progetto di una nuova legacy, una legacy dell'eredità. Quindi 10 generazioni, niente assolutamente niente trucchi. E delle regole un po' random, nel senso i tratti dei simmini li voglio random e tutto il resto. E la nostra founder, la nostra Arianna Montreschi, dovrà partire da zero. Quindi sto adesso aggiungendo il codice per poter togliere dalla mia somma, dal mio bilancio familiare, i soldi che ho, cioè 11.500 simoleon, a cui dirò addio in questo istante. Ah, è la prima volta che uso il trucco per togliermi i soldi. Comunque, dicevo, ho deciso di aprire questa nuova legacy per variare un po'. Watson fondamentalmente è il mio gameplay personale, quindi non ho limitazioni, non ho regole, cioè fondamentalmente tendo a non usare trucchi comunque, però insomma faccio un po' più come mi pare. Qui invece ci saranno delle regole precise, voglio vedere se riesco ad arrivare alla 10ª generazione senza usare né trucchi né aiuti. Allora, lei è Arianna Montreschi ed è la nostra protagonista per questa legacy. A parte c'è anche il video della sua creazione, a chi interessasse. Io la trovo adorabile, onestamente, mi piace un sacco, adoro i capelli rossi, quindi lei per me è bellissima, spero piaccia anche a voi. Ok, visto che abbiamo 0 simoleon, grazie al trucco appena messo, abbiamo un lotto 50x40, direi che è il momento di racimolare qualche soldo. Mi scuso perché questo primo episodio non sarà proprio il massimo del divertimento, cioè, però purtroppo è una cosa che mi sarebbe piaciuta fare, sfidarmi e vedere un po' come me la sarei cavata. Quindi lei al momento non ha niente, deve assolutamente trovare il modo di fare soldi, bisogna, per fortuna per ora sta bene, e andiamo a cercare qualcosa nello scenario. Non c'è niente in questo scenario, tra l'altro, da poter raccogliere, se c'è qualcosa, perché... cos'è questa bandierina? Questa non l'avevo mai vista. No, cosa c'è? Il campo da golf qua? No, ragazzi, io questa non l'avevo mai notato. E dire che sono anni che gioco con The Sims. Comunque ho beccato Newcrest, mi sto rendendo conto che veramente non c'è niente. Ragazzi, c'è la desolazione più assoluta, non c'è un cespuglietto, niente da scavare. Porca miseria. Quindi mi sa che dovremmo spostarci e andare da qualche altra parte, perché qui non c'è veramente, ma veramente nulla. Nulla, zero. Guardate, niente. O sono io che sono cieca? No, qui non c'è niente. Ok, quindi a questo punto facciamola viaggiare e andiamo a cercare fortuna altrove, visto che il nostro quartiere non ci regala nessuna gioia. Andiamo. Ok, mi sono recata a Forgotten Hollow, perché qui sicuramente c'è qualche piantina, anche se non so se sono già raccoglibili. In teoria, ma perché oggi non trovo niente, ragazzi? Io sono... non posso essere così sfigata, non c'è verso. Qui c'erano delle piantine, dove sono? Com'è che non ci sono piantine? Cioè, non è possibile sta cosa. Non è proprio possibile. Lei si è messa a giocare ce la facciamo a dirlo? Agli scacchi. Ok, non mi veniva il nome, sai cosa? Intanto cerchiamoci anche un lavoro, perché qui mi sembra che... sì, ce la faccio. Cerco un lavoro. Smetti di giocare un attimo. Ah, lei, ferma un attimo, pausa, lei ha come aspirazione progenie di successo, quindi il tratto premio è collaborativa. Quando sei collaborativo, gli sviluppi delle abilità dei tuoi figli possono migliorare le tue. Ah, pensa, non lo sapevo. Comunque, progenie di successo.
come tratto conseguenziale a sim di casa, per aver scelto un'aspirazione alla famiglia, i sim di casa vedranno crescere più velocemente le proprie relazioni familiari. Poi l'ho fatta snob, questi sim possono criticare la lavorazione degli oggetti di bassa qualità, sono annoiati dalle trasmissioni televisive di basso rango e diventano più fiduciosi vicino ad altri sim snob. Ambiziosa, questi sim ricevono stati morali potenti per il successo nella carriera, ricevono stati morali negativi per il fallimento nella carriera e possono turbarsi se non vengono promossi. Altro, gelosa. Questi sim tutti sono stati scelti a caso. Io non avrei mai scelto snob, quindi però era per costringermi a fare anche qualcosa che normalmente non avrei fatto e anche qui vorrei andare un po' casuale. Diciamo così, chiudo gli occhi, vado a caso e mi fermo. Che ho preso intrattenitrice. No, come no, dai, questo no, c'è già da cosa. Veramente no, intrattenitrice no, è l'unico che mi rifiuto. Ok, no, 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 no. Che ho preso? Oh, medico. Vabbè. Vabbè, dai, facciamo il medico. Non sarebbe stata la mia scelta, speravo mi uscisse più pittrice o scrittrice, ma avevo già rifiutato il primo. Oh, qui c'è una piantina. Osserva pianta di aglio, ovviamente. Potremmo provare a pescare? Cos'è questo? Non è niente? Acchiappa zanzare di Sixam. Tornerò. No, vabbè, direi che di piante non c'è, cioè ci sono, ma ancora non sono raccoglibili. Pescare non so quanto sia poi fruttuoso, però vabbè. Dai, proviamo a pescare un pochetto. Comunque nel lavoro, trascorro un giorno lavorativo attivo nel posto di lavoro medico. Ok, lavoriamo già domani. Entriamo alle 7 fino alle 15. Perfetto. Non ci ha richiesto nessuna particolare. Amore ideale concentrata, però nessun. Al momento nessuna abilità particolare, anche se probabilmente la logica farà comodo. Dai, pescaci qualche. Guarda, ti voglio guardare così. E cara la mia Simma, ti faccio anche qualche foto. Oh, Rubu. Oh, che brava. Avanti veloce, almeno qualcosa ha preso. Abbiamo preso un pesce rosso. Mi piacerebbe tenerlo e magari metterlo in una bolletta d'acqua, però al momento quasi quasi per ora lo tengo, un pesciolino rosso. Direi che questa pesca è poco fruttuosa, voi che dite? Non stiamo raccattando un granché, infatti lei si è arresa, no? Non andiamo a giocare alla logica. Ma ce ne andiamo da qualche altra parte. Ci rivediamo nel nuovo lotto. Siamo alle scogliere, vediamo se qui abbiamo più fortuna. Per ora non ne vedo tanta. Vediamo, vediamo. Alla ricerca di qualcosa, anche perché lei a un certo punto dovrà pur mangiare e non ho niente da farle mangiare. Ovviamente anche alle rovine. Sì, il cespuglio. Ah, tra l'altro, bisogna andare in bagno perché sennò te ne può approfittare. Vai in bagno, vai, fertilizza. Io intanto cerco e studio, ma trovo ben poco. Cos'è questo? No, peccato, speravo fosse un qualcosa di particolare, invece viaggia verso, solo un viaggio verso casa. Peccato. Corbei. Fertilizza. Sì, non mostrare più, non è che se faccio una cosa. Dai. Niente qui. Cioè, ragazzi, ma è possibile? Aspetta qui, questo cos'è? Ah, sono funghi. Che ovviamente non ce ne.
Non ce ne facciamo di niente. Oh, una pietra incredibile. Scava, scava. Vai, piccolina. Oh, qui c'è una piantina. Com'è che finora non l'aveva visto? Tanto non si possono raccogliere. Dai, dimmi che guadagno. Posso raccogliere queste farfalle? No, queste no. Scava, scava, forse oro. Varrebbe 70. Cos'è questa? 25, il traino comune, vabbè, niente. Non so se aprirla o venderla così. Ma proviamoci, sta a vedermi la pentola. Lascia stare giù. Lo sapevo, era meglio se la vendevo e basta. Rimesso. Ok, niente. Questo è ancora presto, sarà un pero, bene, torneremo quando. Qui non posso fare niente, questo non posso seriamente raccogliere. È sempre il pero, no, le fragole, ma non lo posso raccogliere. Qui un altro cespuglio che non posso raccogliere, però perlomeno riappaiono, prima non mi apparivano nemmeno. Oh, qui scava. Niente. La prossima volta la capsula del tempo, però non l'aprirò. Campanule. Niente, non si può raccogliere ancora. Calcare. Perché non mi è andato via? Roccia fossile. Ma vendiamola, guarda. Ah, questa volta non mi freghi, la vendo. Sta a vedere, c'era qualcosa dentro da più simoleone, con la fortuna che ho io. Però vabbè, direi che qui non abbiamo visto tutto. Per cui potremmo anche andare altrove. Ok, sono venuta in questo bar. Scusate un attimo, mi sto perdendo con un messaggio. Allora, l'ho portata in questa locanda, così al massimo, se abbiamo fame. Ancora no, cosa stai facendo? Aspetta da bere. No! Chi ti ha detto di bere? Mannaggia. Nasa mille. Potremmo cercare di fare amicizia con qualcuno nel frattempo. Ormai mi ha preso 21 simoleon. Grazie. Grazie mille, Arianna. Hai avuto un'idea geniale. Io che sto cercando di farti fare i soldi. Cioè, quando si dice sputtaniamo i soldi nel bere. Vabbè, ormai bevi. Ormai bevi, te lo però, eh. Potresti anche conversare con qualcuno. Scusate, mi sono dimenticata di togliere le mod, le pose e le pose. E quindi niente, vabbè, vedremo. Chiacchieriamo un po'. Rallegra? Amichevole, dai. Chiedete la sua giornata. Facciamo un po' d'amicizia. Mentre te fai amicizia, io vado a vedere se c'è qualche cosina da poter raccogliere. E al momento mi sembra di vedere una gran miseria. Cioè, io non ci posso credere. C'è un bellissimo mulino. Oh! Scava, scava, vai qui a scava. Poi ragazzi, a un certo punto queste cose le farò magari mentre non registro. Ora è proprio perché comunque è la prima puntata e volevo farvi vedere da che punto sto partendo nel gioco, cioè con niente in mano. E continuo anche a non avere niente perché qui non c'è nulla. Qui c'è un falò, tanto piacere. Carino questo angolino, non ci avevo mai fatto caso perché non ho mai girotolato più di tanto nei dintorni e mi rendo conto che sbagliavo.
Stai andando a scavare tu, sì. Purtroppo mi sembra che non ci sia nient'altro. Ok, torno da te. Dai, dai. Sai cosa sarebbe stato comodo? Averle messo il tratto cleptomane. Purtroppo non l'ho fatto. Facciamo anche pescare, ma proprio l'asino. L'asino varrà. Ma davvero viene solo 20 dollari? Chiamo un consiglio geografico per il consiglio geografico per il campione. Chiamo il consiglio geografico per il campione, magari hanno messo un po' il valore, non me lo ricordo. Onestamente, dai, pesca ancora. Niente, non mi trovi niente. Dai, su, prendi qualcosa. Abbiamo raggiunto anche il livello 2 di abilità di pesca. Intanto io guardo, fosse spuntato qualcosa di interessante anche notte, e noi dobbiamo tornare a casa e cercare un posto dove dormire. A casa, in realtà a casa nostra non c'è proprio un bel niente. Ok, platino, non platino, è composto da kublik, ma contiene anche un po' di platino che lo rende così brillante. L'alabastro è composto principalmente da selenio, manca una piccola parte di arcineo. Sì, grazie, non erano proprio queste le informazioni che mi interessavano. Oh, c'è delle rane, cerchiamo rane. Vendiamole e basta queste, recuperiamo il costo. Hai fame? Non lo so. Dai, vediamo se possiamo grigliarci quello che costa meno. Frutto grigliato. Dai, mangiamoci il bistro e il fagioli, tu sarai disperata. Hot dog, costa meno di tutti. Hot dog. Dai, dai. Corri, corri, che fa bene alla salute. Trovato qualcosa? Rana melanzana, 10, rarità comune. Niente, in questo non si può raccogliere. Mannaggia. Questo nemmeno. Ok, la nostra nomade. Mangia. Sì, e poi mettiamocelo nell'inventario perché non lo lascio certo qui, anche se mi va a male tra 9 ore, ma insomma magari ce la facciamo a farci colazione. Dove vai? Sì, portalo lì così magari. Ah, ok. Che sennò più qui ce lo mangiavano pure gli altri. E adesso non abbiamo così tanti soldi da poterci permettere di offrire a destra e a manca. Oh, aspetta qui cosa? Ah no, mi sembravano altre delle rane. Ok, dai, mangia e poi andiamo a casa, vediamo se riesco a comprarti almeno una tenda per farti dormire, almeno quella. Anche perché lei ha sonno. Però già che siamo qui, vai in bagno. No, questo è quello da uomo. Ok, e possiamo tornarcene a casa. Vabbè, vediamo se riesco a trovarla, a comprarle almeno la doccia. Oh, è nato qualcosa qua. Ora andiamo a prenderla. A parte posso fare così, faccio prima. Sì, potrei comprare questa, no? Senza voler barare al momento. Certo che tesoro, la privacy non c'è. Fatti una doccia e poi scava, scava, scava. Ti faccio diventare una speleologa. Piccola, tocca farsi la doccia così. Davanti a tutti è disperata, i suoi bisogni sono terrificanti. Inizierà a lavorare fra circa un'ora, meno male, così magari guadagniamo qualcosa. Cosa hai preso? Una capsula che vendiamo e basta. La vendiamo. No, vabbè, dai, questa voglio provare ad aprirla. Ecco, lo sapevo.
Questa la vendiamo e basta. Prendi una porzione. Puoi anche sederti nel frattempo. Io continuo a girare. Ah, ok, no, andiamo al lavoro. E dopo quella giornata di lavoro vi saluterò. Ok, orientamento clinico. Arianna Montreschi, benvenuta a una carriera vitale e gratificante nel campo della medicina. Siccome il lavoro ti è nuovo, concediti il tempo di familiarizzare con l'ambiente, le persone e le responsabilità fondamentali della professione. In futuro, l'abilità, la dedizione e la passione di Arianna nell'aiutare gli altri simili faranno fare molta strada nella sua carriera. Perfetto, che brutta questa divisa. Ha dei colori veramente improbabili. Ok, presentiamoci alle colleghe, dai, presentazione amichevole. Oh, Ah, fatti yes. solo da dei colleghi, quindi Una non è che ne beva cose da swoben, fare. ne beva swoben. C'è questo tizio, presentiamoci anche a lui. Ah. Bevi una tazza di caffè, molto volentieri, perché While we're on his internet, Baribi. ne ho Oh yeah, bisogno. with some Ok, basic trouble. facile. Non ti sei presentata a lui, però. Come cammina, tra l'altro. Orrendo sto ospedale, ragazzi, veramente brutto. Oddio, come lo guarda. Ah. Sonno, lo so. Lamentati del lavoro con un collega. Boia, ce lamentiamo già? Cosa fingi di licenziare? No. Ah, ok, lamentiamoci del lavoro. Chiedi dello stipendio, lamentati del lavoro. Hai visto? Bevi una tazza di caffè. Consegna il cibo a un paziente sul lettino. Oh, ma lui è anche curabile. Curiamolo. Essanoi Florib. Quando Finosa. consegniamo il cibo, Chelner. noi la curiamo. God Essanoi. Guavaroni is it? Seneca. Muoviti, prendi questo Campina Umfra. She caffè. pop. Yep. Yannick. Alice, Reddish. Gergadon. Ce la With a facciamo? bunch of. Cosa non ti torna? Flamo. Vabbè, vai da lui. Rokifa. E questo buttiamolo. Cura il paziente, cura la testa rigonfia, cura la reazione. Iniezione. Quas. Bravissima. Yonara. Curiamo anche lei. Ah, questo è Yen. l'altro nostro collega che direi che ha bisogno di restyling. Piccone, devi Yefana. andare via. Malagafa. Oh, Flurba? Husao. Don't you Oh, Dai, me la fai curare o... Vabbè, curiamo lui. Hanno tutti l'influenza dal lama. C'è stata epidemia. Flamo Thanks, e Thank Brifna you. Gifondra. Allora, discusi il lavoro con un collega. Facciamolo. Chiedi dello stipendio. Poi cosa hai bisogno a parte di dormire? Oddio, le sue barre di bisogno sono terrificanti. Poi iniziamo a mettere i pazienti nei lettini. Dai, vai. Mettiamo anche questo bambino. Fai uno spuntino. Tramezzino. Dai, vorrei arrivare almeno all'argento. Mi sa che qui gli dico che restiamo fino a tardi. Bene, non mi sembra molto professionale andare a parlare con un paziente mentre si mangia un panino, però. Passa lo straccio su una puzza. Avercela la puzza. Lui venisse qua. Insulta l'etica professionale. Ah, boy. And
Perché non mi viene di scusi di lavoro? Eccola, di scusi di lavoro. Oh, così possiamo curare finalmente. E non me lo dà più. Ah, ok. Dai, veloce a mangiare. Oh mio Dio, sulle relazioni al lavoro? No. Chiediamo della sua giornata, come ci hanno chiesto. Dai, basta chiacchierare che qui se no ti perdi. Curiamo lei. E ancora devo raggiungere il caffè. Beve una chiacchiera con i colleghi, passa lo straccio su una pozza. Cioè, praticamente devo fare solo questo. Aspetti con i suoi colleghi. Facciamo amicizia in questa chiera. Chiedi dello stipendio. Wadita Conchu? Afflin. Ecco, adesso mi sto per venire, ragazzi. Dai, beviamo la tazza di caffè. Prendi una bevanda. Abbiamo fatto molto poco di medico, ma ci ha fatto fare tutte cose che con la medicina avevano poco a che fare. Poi non c'è neanche una puzza da nessuna parte. Oh sì, ecco l'asciuga. Ah, cavolo, per poco. 144. Bene, ragazzi, direi che per oggi può bastare. Quindi io vi saluto. E andremo anche qua. Ci andremo assolutamente. Potremmo vincere 500 simoleon, ma questo lo faremo la prossima volta. Quindi io vi auguro una buona giornata e ci vediamo alla prossima. Se il video vi è piaciuto mettete like, commentate se avete suggerimenti o semplici pareri da darmi e fatemi sapere che ne pensate di questa lega, se vi va, se vi può interessare o se invece posso lasciarla stare. E niente, iscrivetevi al canale per restare aggiornati. Un bacione, ciao ciao, sul sul!